I news è presentato da Baccarat Centro Bellezza, inaugurazione sabato 7 dicembre. Rocambolesco inseguimento la scorsa notte tra i carabinieri di Fano e due ladri che avevano assaltato qualche ora prima il quartiere di Sant'Orso. I militari, dopo aver raggiunto uno dei due malviventi, lo hanno bloccato e ammanettato. Il ladro, 33enne di Bitonto, è stato arrestato mentre l'auto rubata sulla quale si era dato la fuga è stata restituita al proprietario. Il nuovo centrodestra di Fano parte subito con l'acceleratore e prende di petto una delle questioni più delicate del momento, la fusione di ASET. Una fusione che per il nuovo centrodestra deve essere fatta per ridurre la tassa sui rifiuti, migliorare la raccolta, fornire nuovi servizi e per impedire che il PD di Ucchielli metta le mani sulla municipalizzata per svenderla alla multiservizi. Ha preso il via oggi alle 14 a Palazzo San Michele di Fano Passaggi, Festival della Saggistica. A presiedere l'inaugurazione le autorità locali e gli organizzatori dell'evento in programma fine domenica 1 dicembre. Alle 15 a Palazzo San Michele si è aperta anche la mostra pensata da Sergio Staino, Brandelli da Marcord. Chi sarà il primo chef in the city della città? Lo scopriremo questa sera dopo la sfida finale che si disputerà alla Taverna dei Pescatori tra il fotografo Antonino Palella e il chirurgo odontoiatra Luigi Orsini. Anche se la sfida culinaria è giunta al termine, i fan di Chef in the City a breve potranno godersi una nuova edizione dedicata al mondo delle pasticcerie. I news è stato presentato da Baccarat Centro Bellezza, inaugurazione sabato 7 dicembre.